In questo video mostrerò come impostare in Wikidata una serie di gadget utili per fare modifiche agli elementi in modo più veloce ed efficiente. Mostrerò come farlo seguendo le istruzioni contenute in questa pagina di Wikidata e in particolare nella sezione preparazione. Le istruzioni sono queste. Al primo punto delle istruzioni troviamo registrare un account e fare il login. Noi possiamo modificare Wikidata anche senza avere un account. Se prendiamo un elemento a caso, possiamo notare come siano disponibili i tasti di modifica anche senza aver fatto il login. Tuttavia, come mostra anche questo avviso in giallo, viene suggerito di creare un account, il che ad esempio permetterà di attribuire le mie modifiche non tanto al mio indirizzo IP quanto al mio nome utente e ha una serie di altri benefici. Per questo motivo andremo innanzitutto a creare un account. Per creare un account basta scegliere uno username, una password, l'indirizzo email è opzionale ma è fortemente consigliato, ad esempio perché è l'unico modo per recuperare la password in caso di smarrimento, e poi bisogna compilare questo CAPTCHA dimostrando di non essere un programma automatico. Dopodiché si può creare l'account. Una volta creato l'account è possibile fare il login. A questo punto effettuerò il login con un account. Una volta effettuato il login si può vedere Wikidata in un modo già diverso. Ad esempio, si ha la possibilità di modificare la lingua dell'interfaccia. Per gli indirizzi IP è necessariamente l'inglese, ma una volta fatto il login si può scegliere una lingua qualunque, ad esempio l'italiano. Questo può rendere più semplice interpretare alcune parti dell'interfaccia di Wikidata, anche se non tutte potrebbero essere tradotte, specie in lingue per le quali la comunità è poco numerosa. In qualunque momento si può cambiare la lingua dell'interfaccia dall'italiano a una lingua diversa e poi si può appunto fare ulteriori passaggi nel giro di pochi secondi. Dopo aver fatto il login si può passare al secondo punto della lista, e cioè attivare in preferenze accessori i seguenti gadget. Consiglio di aprire in un'altra scheda preferenze accessori, di mantenere aperte le due schede e di cominciare a mettere le spunte, a partire dal gadget Unisci, poi Move Claim, poi dopo Move Claim si scende su Duplicate References, Current Date, Related Items e Rearrange Values. Controlliamo di averli inseriti tutti, sono in tutto 6 quelli consigliati. Ovviamente anche altri gadget possono essere utili, potete provarli voi stessi, verificare la loro utilità e poi eventualmente attivare o disattivarli. Consiglio di mantenere invece le spunte già presenti, di non deselezionarle, e in ogni caso una volta che si sono selezionati tutti i gadget desiderati si salvano le preferenze cliccando su salva. In qualunque momento sarà poi possibile andare a selezionare o deselezionare altri gadget e a questo punto, salvando le preferenze, esse saranno immediatamente operative. Una volta conclusa la compilazione delle preferenze si può chiudere la scheda e si può passare al terzo punto dell'elenco, e cioè aggiungere al CommonJS questi gadget. Per fare ciò copio queste righe di testo, poi apro in un'altra scheda tuo CommonJS, la pagina risulta da creare, procedo a creare questa pagina e la creo incollandovi questa lista di gadget. A questo punto posso pubblicare la pagina. Una volta pubblicata la pagina, questi gadget saranno immediatamente operativi al netto dell'aver aggiornato il browser, pulendo appunto, in particolare dell'aver pulito la cache del browser.
e qui trovate già le istruzioni per pulire la cache nei principali browser. Creando il mio common.js ho anche effettuato, come si può vedere, la mia prima modifica. A questo punto sono pronto per agire. Tutti i gadget consigliati in questa lista sono stati attivati correttamente. Un'ultima cosa che posso fare, e che non è qui indicata, è impostare le lingue di mio interesse. Che cosa intendo? Se io vado su un elemento a caso, vedrò in questa lista di lingue delle lingue che vengono giudicate di mio interesse da Wikidata sulla base della mia posizione geografica. In questo caso la prima è sempre la lingua dell'interfaccia, quindi l'italiano, che si trova replicata anche qui in cima, e poi altre tre lingue che Wikidata giudica possano interessarmi. Se voglio invece impostare una lista personalizzata, posso andare nella mia pagina utente, che risulta ancora da creare, passare alla creazione e aggiungere alla mia pagina utente un bubble. Il bubble si aggiunge secondo la seguente sintassi: doppia parentesi graph, hashtag, bubble, due punti, i codici delle lingue, a partire dalla lingua madre, italiano, trattino, e il livello che ci si autoattribuisce. Per la lingua madre, N maiuscola, che significa madrelingua, una barra verticale per separare le altre lingue, e poi le altre lingue, ognuna con un livello autoattribuito, a partire da 3, che può essere il livello avanzato, esisterebbe anche un 4, che sarebbe un livello pari a madrelingua, quindi 3 avanzato, inglese avanzato, aggiungiamo, 2 intermedio, potrebbe essere ad esempio francese, intermedio, 1 livello base, potrebbe essere ad esempio tedesco, livello base, 0 lingua che non parlo ma che mi interessa, ad esempio potrebbe essere lo spagnolo. Alla fine il bubble si chiude con doppia parentesi graffa. Si può visualizzare un'anteprima per vedere che il bubble appaia correttamente, in questo caso appare correttamente. A questo punto si può pubblicare la pagina. La pagina utente è utile non solo per contenere il bubble, ma anche per aggiungere informazioni sulla propria utenza, su cosa si fa, per salvare link che possono essere utili, per ricordare delle pagine che contengono, ad esempio, linee guida di nostro interesse oppure progetti che stiamo seguendo. E a questo punto, dopo aver impostato il bubble, tornando su un elemento a caso, vedrò esattamente le lingue che ho impostato. Per prima la lingua dell'interfaccia, quindi l'italiano, che in questo caso è anche una delle lingue presenti nel mio bubble, e poi le altre lingue in ordine di codice linguistico, quindi tedesco, de, inglese, en, spagnolo, es, francese, fr. Con questo abbiamo finito di impostare il nostro account secondo le istruzioni contenute in questa pagina.